delle volte si può vedere. Qua che è successo? È scesa tutta, è sbagliato, è il contrario, è salita tutta. Sì. Cioè, come si è salita? Si è ritirata la gengiva. Si è ritirata la gengiva qua. Ma questi sono per provvisori comunque in PMMA, no? Questa è plastica. Plastica è questa, non sono definitivi. Ha fatto la chirurgia. Dopo l'intervento. È gonfio. È gonfio. Prendiamo le impronte, montiamo i denti provvisori sulle gengive gonfie, dopo la gengiva, vum, si ritira. È normale. È normalissimo questo. Non vi dovete più spaventare. Spazio si crea e meglio è, perché passate lo scovolino in mezzo. Così potete pulire meglio. La protesi spazio. C'è un impianto qua, però ci si creano degli spazi dove non ci sono gli impianti. E lì va pulito. Ok, bisogna spazzolare. Per mesi lì si va con l'idropulsore per togliere i pezzettoni grossi. Poi con gli spazzolini ci entri bene. E lucidi. Quanto tempo dopo l'intervento possiamo? Due o tre settimane. Meglio non scocciare la ferita, il lembi, sì. Sennò c'è il rischio che vai anzi a spingere acqua sotto il lembi. Quindi questo è un problema? No. Non è un problema. Alcuni sono problemi, altri non sono problemi. Però il paziente si spaventa chiaramente. Dice, vedo quella roba là, ma coi definitivi questo spazio non c'è. Perché? Perché si prende l'impronta, nuova di zecca, già le gengive sono guarite e quindi si fa tutto un lavoro da capo. Quindi questi spazi, vabbè, la gengiva con il passare d'età si ritrae. Però stiamo parlando di millimetri. 0,2 mm all'anno. Millimetri. 0,2 mm all'anno si ritira la gengiva, e non sempre. Quindi questo si colmerà con i materiali da simulazione. La gengiva artificiale si mette. Poi si può rimbalzare anche, non vedo qui, mandano un centri assistenza. Una ribasatura, sì. Una ribasatura.